archiviata anche la seconda domenica del Carnevale di Fano, che ha fatto registrare sul percorso di Viale Gramsci ben 12.500 spettatori che, complice il bel tempo e il sole, hanno potuto ammirare le 13 opere allegoriche, assistere al consistente lancio di 60 quintali di dolciumi e la sfilata serale con i carri tutti illuminati. Beh, la prima è sempre la prova generale, beh, la seconda è il debutto ed è stato un debutto fantastico, tutto il viale pienissimo, pieno di colori, di gioia, direi che top. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti con la settimana grassa, iniziamo il 16 giovedì grasso con la festa in piazza per i bambini e poi a seguire tutta la settimana una serie di eventi fino ad arrivare a martedì quando bruceremo il pupo e entreremo in quaresima. Presenti sul percorso le squadre della Virtus Volley e del Fano Rugby, mentre sotto l'aspetto musicale è stata Raffi, la cantante, che sta avendo successo dopo aver aperto alcuni concerti dell'ultimo tour di Vasco Rossi e che è stata accompagnata dall'autore Roberto Casini. Tanti turisti, anche da fuori regione, che sono accorsi alla sfilata già dal primo mattino. E da Rimini in quanti siete oggi? Siamo in 9! Mai avete scelto il nostro carnevale? Perché non l'avevamo bello, mai visto. Era il più bello! È la prima volta che venite? Sì! Siete rimasti soddisfatti, immagino? Molto! Quindi il prossimo anno vi rivedremo qua? Sì! Sì. Esatto, assolutamente sì! Adesso assisterete anche al getto, quindi prenderete delle caramelle? Sì, le abbiamo prese! Allora, lei da dove viene? Noi veniamo da Lanciano, provincia di Chieti. E come mai avete scelto il Carnevale di Fano quest'anno? Per fare una cosa diversa, ne abbiamo sentito parlare, siamo venuti di persona a constatare. E siete rimasti? Soddisfatti, abbastanza. Siete arrivati stamattina? Siamo arrivati stamattina, sì. Avete già preso qualche caramella? Sì, sì, pochi ma li abbiamo presi. Allora vi state divertendo, buon divertimento. Grazie a voi. E direttamente da Porto Sant'Elpidio abbiamo il club dei cenatori oggi. Siamo venuti qui a partecipare a questa festa per portare il nostro carico di allegria, di energia al carnevale, ma anche per farci caricare noi. Ci stiamo divertendo e questo è importante. E direttamente da Riccione è arrivato anche un cardinale oggi al Carnevale di Fano. Sì, sì, da Riccione. Fano è molto, molto bello, i carri sono molto belli, le caramelle. Ci divertiamo. Ci eravate mai stati? Sì, sì, prima del Covid, che c'è stata tutta la cosa, è sempre bello qua. Ma i tuoi amici non sono vestiti allo stesso tema? Ma sono timidi, non si vogliono vestire. Faccio il patacone, faccio io. Ad aprire la sfilata, come sempre, le cariche istituzionali. Oltre al presidente e al vicepresidente dell'ente carnevalesca, presenti il sindaco di Fano Massimo Seri e il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco, insieme alla maschera ufficiale dell'evento, il Vulone. Buon carnevale a tutti! Beh, direi si è aperta nel migliore dei modi, con tantissima gente, nonostante la prima giornata fosse stata già una giornata con tantissimo pubblico, poi con questo bel sole aiuta, ma oggi devo dire ci sono tante più maschere, più colori e quindi è il cuore del carnevale, la partecipazione e la maschera, quindi veramente una bella giornata, un grazie a tutti e vive il Carnevale di Fano. Abbiamo organizzato in sede di comitato la presenza, diciamo, di tutte le forze di soccorso e di intervento. Ringraziare veramente l'amministrazione comunale di Fano perché sono bravissimi nell'organizzazione. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, c'è il controllo praticamente di tutte le strade di accesso e quindi spero sia una giornata di divertimento in sicurezza. E proprio sul fronte della sicurezza, anche questa domenica tutto è andato per il meglio, grazie ai tanti uomini e le tante donne dislocati su tutto il percorso. Siamo oltre 200, più le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie finanza, vigili del fuoco. Tra i volontari della carnevalesca e i volontari della PJ, noi siamo circa 80 più quelli di stamattina, un totale di 200 persone.